Amici, buon pomeriggio, eccomi qua. Siamo pronti. Spero che, insomma, la linea vada come deve andare. Ok, mi sembra che siamo a posto. Allora, perché prima ho pubblicato un post senza vedermi, quindi ero assente, ma c'era solo il post. Vabbè, io ci ho riprovato, speriamo bene. Allora, buon giovedì. Oggi abbiamo fatto una piccola eccezione. Siamo andati in onda di giovedì anziché mercoledì, perché ieri siamo stati impegnati con le votazioni a scuola. Chi come voi frequenta le scuole lo sa, quindi mascherati facendo una fila interminabile siamo andati a votare, però ce l'abbiamo fatta. Allora, io vi abbraccio, vi bacio tutti virtualmente e oggi sono qui per fare con voi la ricetta della settimana. Ecco, il pomeriggio insieme con voi faremo ben due ricette: focaccia di mele e frittelle di mele. Sì, perché siamo nella stagione delle mele, permettetemi, io voglio fare le ricette con le mele. E volevo proporvi questa ricetta buonissima, cioè due ricette buonissime. Ecco qui, scegliete le mele che più vi piacciono, anche quelle gold. Io adesso ho trovato queste in offerta e ho preso queste, che sono deliziosissime. Anche io vado con le offerte, come una buona donna di casa, giustamente, non mi vergogno di dirlo, ma bisogna anche comprare, saper fare la spesa e quindi comprare con le offerte. Quindi a me sono piaciute. Allora, cosa ho fatto? Tornata dal lavoro oggi, mi sono messa ad impastare questa focaccia. Io non so se vedete l'alveolatura che c'è, è bellissima, eccola qua. Quindi vado a scoprirla in diretta con voi. Ciao amici, eccoci qua, guardate com'è bella gonfia, eccola qua. Una classica focaccia. Dovete fare una classica focaccia con 500 g di farina. Io però metto mezza farina zero e mezza quella forte, anche la Manitoba va bene, ok? Quindi impastiamo con circa 300 ml d'acqua, poi ci mettiamo un cucchiaio di zucchero, circa 30 ml d'olio extravergine, poi mezzo cubetto di lievito di birra fresco e impastiamo un po' di sale, un pizzichino e poi la facciamo lievitare. Sono circa 3 ore, va, la facciamo lievitare 3 ore. Eccola qua, io adesso la vado a stendere con voi. E cosa bisogna fare? Siccome mi sono portata avanti, la andiamo a stendere subito. Guardate qui che bella, paf, questa la tolgo, se no la faccio cadere, vieni. Allora, soffice soffice, io la vado a tagliare perché, allora, ho fatto mezza dose per me a casa, ma la ricetta è mezzo chilo di farina. Ora che facciamo? La andiamo a stendere, come fanno i nostri amici pizzaioli. Vabbè, io non sono brava come loro, per carità. Però me la cavo. Ecco, fa anche le bolle, guardate le bolle. Le bollicine. Bellissime. Allora, la andiamo a stendere nella teglia. Però io ci metterei anche un po' d'olio. Poco poco, non è che dobbiamo fare chissà. Come state, amici? Come state? Ecco qua. La vado a stendere perché questa qui adesso, una volta che l'ho maneggiata, deve lievitare perché, vedete, no? Andando a pigiare con i miei polpastrelli vado a rompere un po' la struttura, no? L'alveolatura che si forma. Quindi la facciamo riposare, la stendiamo e la facciamo riposare 30 minuti. E intanto noi ci andiamo a tagliare le mele. Ci tagliamo le mele e ce le andiamo a condire. Che ne pensate? L'avete mai fatta questa ricetta? Ecco qua. Questa qui io dopo la conservo perché Sofia mi ha fatto una richiesta, vuole le pizze al rosmarino. E quindi che fai, la contenti? Poi dopo vi svelo un trucchetto che faccio di solito io a casa, però me lo sono preparato lì, dopo vi faccio vedere. Allora, ci siamo, io la faccio riposare, ok? La metto qui. Ecco, lo faccio. A posto il bello della diretta. Faccio i danni, io faccio i danni. Allora, andiamo a condire le mele. Pronti? Tanto lei lievita. Allora, facciamo così. Tagliamo la nostra mela, che sono giganti queste mele, però qua. Sono dolcissime, sono dolcissime. Io intanto volevo leggervi. Ciao, 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 Antonella, Giovanna. Ciao, nonna, nonna Erminia, Emma. Buon pomeriggio a tutti. Sofia studia perché ha moltissimi compiti, eh sì, e siccome per domani li ha finiti si sta un po' avvantaggiando, però diciamo che
Si studia, si deve studiare. Allora, io taglio la mela così a fettine di circa, ma 2 mm più o meno. Ecco. Ciao a tutti! Poi, andiamo a insaporire con cannella, perché non può mancare la cannella. Poi ci mettiamo buccia di limone, succo di limone, un cucchiaino di zucchero, che ci sta bene perché è una focaccia che non è dolce. L'impasto non è dolce, come potete vedere, però è dolce il condimento che ci andremo a mettere sopra, quindi le nostre mele. Quindi lo zucchero ci va nelle mele. Poi vedrete, una volta che questa focaccia sarà cotta, io ho un piccolo segreto. Appena calda la vado a spennellare con del miele, a chi piace, altrimenti va bene anche una confettura all'albicocca, una confettura alle mele, perché no? Così col caldo delle mele, la pizza, il mio miele si scioglie ancora di più, cioè dovete assaggiarla, è buonissima. E poi non vi do le ricette che non sono buone, Non si spreca la roba da mangiare. Allora, e poi faremo queste frittelle, che però a chi non piace il fritto si possono fare anche al forno. Basteranno 180 gradi per circa 20-25 minuti. La stessa pastella, voi immergerete queste mele nella pastella e le andrete a porre così sulla carta forno, sulla placca del forno. Le cuocerete, quindi chi è che non piace il fritto? Io vi do due possibilità, o fritto o forno, perché so che molti amici che mi seguono non amano il fritto, quindi ecco, accontentiamo tutti, la Tina accontenta tutti. Allora, buccia di limone, un po' di fatica. Il segreto che ho, diciamo, che volevo trasmettere anche a voi, è quello che io di solito faccio lo zucchero a velo a casa. Compro lo zucchero, quello semolato bianco, ma può essere fatto anche con lo zucchero di canna, Ho un piccolo frullatore che adesso vi faccio vedere. Opla! Questo qui c'ha moltissimi anni, è un po' vecchiotto, Questo qui c'ha l'attrezzo sopra che adesso ho lavato, ed è un tritaghiaccio e mi fa lo zucchero a velo. Allora che faccio? Metto lo zucchero, lo vado a frullare, poi lo metto in questi vasetti puliti e sterilizzati. Ecco, ci ho fatto anche il ghirigoro, zucchero al velo. Che faccio? Ci metto le stecche di cannella, di vaniglia, la bacca di vaniglia, no? Quella che avete tolto i semini, no? Invece di buttarla, la tagliate e la mettete dentro il barattolino. E poi ci metto qualche bustina, che a volte ce l'ho sempre, quelle di zucchero vanigliato, no? E così il mio zucchero a velo diventa anche profumato e ce l'avete sempre a portata di mano, ok? Quindi è un ottimo rimedio casalingo, no? Per fare lo zucchero a velo a casa. Vi do una dritta. Allora, limone, cannella, che mi piace, ci metto un bel po'. Poi abbiamo detto zucchero, però ci metto lo zucchero a velo, eccolo qua. Un cucchiaino. E succo di limone. Così la mela non si ossida, non diventa nera, perché altrimenti... Quindi, schizzate un po' dappertutto. Andiamo a girare. Quindi, abbiamo detto fettine di mele, cannella, zucchero, limone e buccia di limone. Ecco qua. Giriamo. Così. Poi, quando la nostra focaccia è ben lievitata, adesso siamo in diretta, non ho atteso 30 minuti, però voi fatelo, Mettiamo le nostre mele a raggiera sulla nostra focaccia, così. Come volete. Potete anche utilizzare una teglia quadrata, rettangolare, perché con mezzo chilo di farina la focaccia, insomma, viene abbastanza grande. Adesso la vedete piccola perché ho fatto mezza dose, perché le mele cotte a casa piacciono solo a me e quindi è meglio fare mezza dose, perché sennò io me la mangio tutta, lo so, io sono ghiotta e quindi purtroppo è così, sono golosa, golosona. Allora, quindi questa ci faccio colazione io col cappuccino la mattina,
E la torta di mele a casa piace solo a me. Vabbè, pazienza. Qua, un po' sparse. E poi questa qui, questa focaccia, andrà in forno a 200 gradi per circa 15 minuti, 20 minuti. Ecco, adesso non conosco i vostri forni, però dovrà dorare, poi ce ne accorgeremo, no? Ve ne accorgerete. Così. Voilà. Già che sento questo profumo io. Vabbè. Me lo permettete? Che ve lo dico fa. Ecco qua. Pronti. Adesso vi faccio vedere. Eccola qua, la focaccia di mele. Eccola qua. Facciamo vedere anche il nostro cagnolino, il nostro amico cagnolino che ci saluta. Allora, questa qui va in forno a, ho detto 200 gradi per circa 25 minuti, 15-20 minuti, vediamo un po' i vostri forni come sono, ok? Poi, ora invece io accendo il fuoco perché devo scaldare l'olio di semi, perché dobbiamo andare a fare le frittelle. Per fare le frittelle è molto semplice, ora vi dico. Questo lo togliamo. Allora, io direi di utilizzare. Tanto c'è la cannella, facciamo qui l'impasto. Allora, ora vi do gli ingredienti, poi dopo li scriverò sul sito. Ciao a tutti, un bacione, Loredana, grazie. Ciao, grazie Maria. Ciao, Luciana. Allora, poi vi leggo tutti, Allora, per fare questa pastella è molto semplice, dobbiamo mettere 100 g di farina, poi cucchiaio di zucchero. Intanto iniziamo ad amalgamare. Poi ci metto la buccia del limone che la grattugia l'ho lasciata di qua. Bene. Così. Così. Il limone profuma, c'è poco da fare. In tutti i dolci sta bene il limone. Poi abbiamo detto, mettiamo un po' di cannella, anche qui, a chi piace. Mettiamo 50 ml di latte, poi come dico sempre, non tutte le farine sono uguali, quindi c'è qualche farina che assorbe di più, quindi rendiamoci conto un po' strada facendo, no? Mettiamo 50 ml di latte, poi ci va anche un uovo intero medio, quindi se lo vedete troppo asciutta la pastella, aggiungete un altro po' di liquido, piano piano. Luciana. Ho saltato la base. Allora, guarda, dopo arriva la ricetta, io però la ripeto, faccio un piccolo riassunto per chi si fosse collegato ora come te. Allora, per fare la focaccia, molto semplice, è una focaccia come quella che facciamo quando, che ne so, pomodoro e olive, una focaccia salata, però dentro aggiungiamo un cucchiaio di zucchero, così la base viene un po' più dolce. Quindi mettiamo mezzo chilo di farina. Possiamo fare anche farina zero, metà farina zero e metà farina Manitoba forte, oppure tutta forte, verrà più arieggiata, più bollosa, più proteica. Poi mettiamo circa 300 ml di acqua, circa 30 ml di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di zucchero, mezzo cubetto di lievito, quindi 15 grammi di quello fresco, Poi mettiamo un pizzichino di sale, impastiamo e facciamo lievitare per circa 2-3 ore. A me ne sono trascorse 3, infatti era molto più lievitata. Poi cosa ho fatto? Poi oggi è caldino, oggi c'era il sole, quindi il lievitato è andato bene. Andiamo a stendere la nostra pasta lievitata nella teglia e la diciamo bucherelliamo con i polpastrelli. Eccola qua. Attendiamo 30 minuti, perché hai visto, mettendo i polpastrelli all'interno della pasta andiamo a rompere un po' diciamo la struttura della nostra pizza. Quindi cosa facciamo? Lasciamo 30 minuti e intanto ci dedichiamo alle mele. Le tagliamo a fettine, le condiamo con buccia di limone, cosa ho messo? La cannella, zucchero, poi cos'altro ho messo? Mi sono dimenticata. Il limone, il succo così non annerisce. Ecco qua. E quindi condiamo le nostre mele e dopo le mettiamo a raggiera sulla nostra focaccia. Eccole qua.
inforniamo circa per sì, 200 gradi per circa 15-20 minuti. Non conosco i vostri forni, ma diciamo deve durare, no? Poi facciamo questa seconda ricetta, che si tratta delle frittelle in pastella di mele, sempre. Ecco qua, vedete? Adesso inizio a legare. Ho messo 100 g di farina, poi ci ho messo 50 ml di latte, un cucchiaio di zucchero, un uovo intero medio. Mi stavo dimenticando il lievito. No, un po' di lievito ci va, eh? Allora, guardate. Mettiamo, lo si facciamo sempre perché un cucchiaino va bene, eh? Ecco qua. Pronti. Facciamo così perché il nostro lievito ci aiuta a fare una pastella molto alveolata, molto soffice, lievitata. Ecco, vedete? Deve essere un po' così colloso. Ora abbiamo due opportunità. Possiamo tagliare la mela a cubetti all'interno oppure la possiamo tagliare a rondelle. Scaviamo il centro e la tagliamo a rondelle. Più carina, no? Come se fossero dei donuts, delle ciambelle di mela. Il mio olio, ci siamo, eh? E queste qui per merenda poi vanno a ruba. Sono buonissime, ragazzi. Allora, la mia pastella è pronta. Puliamo bene. Lasciamo un po' le manine. E andiamo a tagliare la mela. Eccola qua. Allora, si può fare così, a rondelle, però sapete che mi è successo? Io avevo lo scavino, quello per, no, scavare l'interno, l'ho rotto, quindi ne devo acquistare un altro. Sì, quindi mi toccherà togliere il centro della mela col coltello. Vedete la stellina? Allora, così. Poi potete decidere di friggerle con la buccia o senza. Io la tolgo perché la preferisco senza, ma la buccia fa molto bene, quindi poi vorrei fare così, ma se ci riesco, se non la rompo. Piano piano, un po' di pazienza, ecco qua, così. E una, adesso andiamo. Lo spessore direi così, circa, che cos'è questo, 4 mm, 3? Troppo sottili, no, altrimenti poi non addentiamo nulla. Ecco qua. Voi le avete mai fatte le frittelle di mele? Ecco, mi si è rotta, lo sapevo io. Mi si è rotta, vabbè, fa niente, non è successo niente. Capita anche a me, eh? Mica. Così. Possiamo anche fare una cosa, io non la dico, ma... Allora, siccome la mela è umida, mettiamo in un piattino la cannella e quindi andiamo a ripassare la fettina di mela nella cannella e poi nella pastella, cioè, l'ho detta, eh? Va bene, stop, mi fermo perché sennò poi dopo... Allora, vediamo, non so se è pronto l'olio, ci provo, eh? Allora, cosa facciamo? Andiamo a immergere la pastella, sì, la pastella, la mela nella pastella. Guardate qui, deve essere collosa, mi raccomando, il segreto è che deve essere collosa, anche quando facciamo le frittelle salate, perché se ho imparato una cosa è questa. Se è troppo liquida, la pastella va sul fondo della pentola e si attacca tutto, il fritto viene una ciofeca, scusate se l'ho detto. Invece, essendo collosa, frigge bene. Io vado, eh? Ah, è pronto, fa le bolle, è pronto, ho avuto una buona... un buon sentore. Allora, ora però mi tocca lavare il ragno che mi è caduto prima. Ecco qua, il ragnetto, questo si chiama ragnetto, eccolo qua, per prendere, ma molti di voi lo conoscono già, non è che ho fatto la scoperta dell'acqua calda. Allora, ecco, adesso vi faccio vedere. Quindi io continuo a tagliare. Che dolcetto mi sono fatta oggi qui. Buono buono. Poi ecco, come dicevo, potete anche fare dei cubetti di mela, va bene così. Anziché fare le rondelle, ok? Così.
scavino, sì, perché mi si è rotto. Per essere un po' più precisa, sai, anche l'occhio vuole la sua parte, come disse Paul Klee. Aveva ragione anche lui. Quando mangiamo, mangiamo prima con gli occhi, no? È così. Adesso la vado a rigirare quella, perché mi sa che da quella parte è cotta. Giri. Vale. Poi qui, una volta fritto, che profumo, andiamo a spolverizzare con lo zucchero vero che vi ho fatto vedere. Ripeto, potete fare lo zucchero vero a casa, frullando il vostro zucchero semolato, o bianco o di canna. Io ho quel frullino lì che frulla e trita il ghiaccio, no? E poi ci mettiamo la vaniglia, la bacca di vaniglia, e io poi ci ho messo anche una bustina di vaniglia, di zucchero vanigliato, scusate, anche quando, no? Adesso ci avviciniamo a Natale, no? Quando mi avanzano quelle bustine con lo zucchero vero che mettiamo sul pandoro, io che faccio? Faccio così, lo metto qui perché comunque non si butta via niente e vedrete che profumerà. E avrete sempre lo zucchero vero a casa, perché a me a volte capita che o lo finisco, non posso uscire per comprarlo, io faccio così. Allora, prima frittata è andata, ora vi faccio vedere. Eccola qua, buona buona. Vedete com'è compatta? Il segreto è proprio quello di fare una pastella collosa, si chiama proprio così, collosa, eccola qua. Eccolo rotto, vabbè, questa si doveva rompere, doveva andare così. Quando non è destino, pazienza, non ci metto bocca. Quella si doveva rompere. Eh sì, perché vi dovevo far vedere com'è la mela a cubetti piccoli da dentro. Quindi la possiamo anche tagliuzzare oppure friggere così a metà. Che profumo di fritto oggi qui. Adesso si spargerà per tutto il palazzo. Ecco qua, questa siccome è metà ci va, io la freggo. Ecco, via. Quest'altra ce ne prepariamo. Che bontà, come faceva quella canzone. Però chissà se Sofia me le assaggerà, perché Sofia la mela cotta è come il papà, non le piace. Ecco. Ci provo. Non vorrei prenderla in giro però, no, non sia mai, facendole credere che sia un donuts, perché no, non si fa. Poverina, no. Le bugie no. E quindi, ecco, vediamo un po' come va. Può essere che mi piacerà. Come mi mangia i broccoli, mi mangia anche la mela cotta. Io direi di fare così, poi continuo dopo. Allora, calde, io adesso voglio fare una cosa con voi. Ci voglio mettere lo zucchero a velo e vado a mettere, cioè vado a fare le foto e le vado a mettere sul sito, perché le ho già scritte dietro le quinte, le ho già scritte le ricette, devo solo allegare la foto. Quindi io direi, vi lascio con questa prelibatezza, vado a infornare anche la focaccia di mele e vi auguro buon appetito e buona serata. Quindi vi aspetto presto con un'altra ricetta. Vi abbraccio tutti e grazie come sempre per l'affetto. Un bacione amici, a dopo con le ricette e il link. Ciao!